carissimo amico di noi, Michele Garifano, governatore Carlo Poi. Quando Michele Garifano mi disse di voler presentare questo libro, chiaramente lui è entusiasta, mi rispose di sì. Anche perché come amministrazione comunale, voi lo sapete, insomma, abbiamo avviato da subito una campagna pro cultura, che noi chiamiamo pro cultura, che vede ogni anno un impegno di spesa, una spesa corrente di bilancio, considerevole in favore di iniziative culturali, iniziative delle scuole, organizzando convegni come quello di stasera. Anche iniziative in favore di associazioni di volontariato. Tutti sapete che andiamo proprio in virtù di questa campagna per cultura, 26 agosto del 2017, benché fossimo ritenuti dei folli, abbiamo sottoscritto una convenzione con la Fondazione con l'Università della Basilicata, una fondazione Matera Capitale della Cultura, come diciamo. Una convenzione che durerà fino al 2022, ma sarà, se ne abbiamo la forza, insomma, di continuare anche dopo il 2022, e che vedrà per un giorno, più giorni, calibri capitali europei insieme a Matera. Quindi una forte attività rivolta in favore della cultura, che con la cultura, se io alcuni non lo ritengo, o anche si dice, pure la cultura non avrebbe ragione di esistere. Vengo al testo. Il testo mette in evidenza un periodo storico decisivo, di passaggio dal mondo che Verona a quello che abbiamo conosciuto cristianizzato. La figura dell'imperatore Costantino, insieme anche a quella di Paolo, quindi le due figure sono delle figure essenziali, importanti, molto di più di tante altre che sono venute dopo. In questo testo si mettono in evidenza le due confessioni, quella di Paolo e quella di Costantino. La confessione di Paolo fu immediata, radicale, istantanea, mentre quella di Costantino fu più graduale e, secondo il testo, non riconducibile a una data fatidica del 28-10-312. Costantino ebbe sotto di sé un impero però tantissimi anni, 406-437, uno degli imperi che durava più a lungo nel tempo. E sicuramente fu l'imperatore che si dedicò davvero più per la diffusione del cristianesimo. È bene ricordare anche la battaglia di Montevideo nel 312, che segnò una svolta. Infatti Costantino, vincendo contro Massa, si assicurò appunto il regno fino al 367. Io credo che gli interventi più significativi che hanno caratterizzato questo imperatore, diciamo, anche dopo l'imperatore di Costantino il Grande, furono intanto la riorganizzazione dell'amministrazione e dell'esercito, poi la creazione di una nuova capitale d'Oriente, Costantinopoli, e soprattutto la prolungazione dell'editto di Milano sulla libertà di Cristo. Io credo che questi tre eventi ne caratterizzano e ne diano l'importanza di questo imperatore. Ed è strano che, mentre la chiesa ortodossa, la chiesa di Tito Vietnam, lo vedono come santo, la chiesa cattolica invece non lo vede. Perché oggi qui parliamo di un imperatore? Quindi anche l'attualità di questo imperatore. Io credo che questo testo dimostri che egli ha ricoperto un ruolo a cavallo di due epoche,
perché lo rende molto presente, soprattutto alla nostra attualità, l'attualità degli ultimi decenni del terzo millennio. La svolta che dà sotto il nome di Costantino, che è una svolta costantiniana, in realtà Costantino ha un'edizione sotto il suo impero, ma non la continuò in effetti in tutta la sua vita, e fu un fatto sociale che portò alla completa cristianizzazione della società del Medioevo, cioè la prima strada alla cristianizzazione. Questo processo che durò per secoli, poi terminò con il Risorgimento, l'invenzione francese, alla fine del 1700, ma l'invenzione americana prima, poi quella francese e dopo, e con la decristianizzazione di tutta la società. Negli ultimi anni si discute molto tra il ruolo che ha avuto Benedetto XVI e il Papa attuale. Chi ritiene che sia più importante Benedetto XVI per la progressiva che manifesta, e chi invece per l'attività sociale che manifesta? Papa Benedetto. Il dato è che in questi ultimi due millenni molti storici, non solo, si sono chiesti quanto il cristianesimo avrebbe fatto per Roma, per l'impero e per l'Occidente. E pochi, questa tesi che portavano di Amirullo, quanti invece ritengono che sia stata Roma a dare molto al cristianesimo. Anche perché questo dimostra che Roma ha fatto tantissimo il cristianesimo fino a farlo diventare non una religione di lutto, ma una religione di importanza mondiale. E quindi una delle tre religioni monoteiste, parlando del giudaismo, fino a che poi appunto tutto il mondo occidentale romano dell'epoca, non solo dei nostri giorni. Per farlo vedere, qual è l'insegnamento che si ricava da questo libro? In un'epoca di passaggio, come dicevamo poco fa, con quella attuale, se tu vuoi dare una forma troppo veloce e repentina, corri di solito. Invece devi lasciare il tempo che le cose maturino, che non implica che non si possa o non si debba spingere. Infatti il mio appello è quello di spingere per il cambiamento. Cerchiamo di farlo anche qui, a Calibri in tutta l'area, perché in questo modo, spingendo il cambiamento, facendo partecipare la gente ai processi politici e economici, sicuramente avverrà un cambiamento, altrimenti il cambiamento non avverrà, è una forma di involuzione o evoluzione che dura alcuni giorni. Io mi auguro che me stesso sia un buon lavoro. La posizione di questa presentazione. Grazie a tutti.